Soccavo alla pescheria di Salvatore di Napoli. Pescheria si chiama Pescato e Mangiato. Vediamo che cosa sono stati capaci di preparare. Pescheria di giorno e ristorante di sera, la nuova formula delle attività di Salvatore di Napoli in Soccavo dal nome Pescato e Mangiato. Inoltre si aggiunge il servizio di takeaway, sempre più apprezzato e in questo caso nuovo e gustoso. Abbiamo qua il proprietario di questa pescheria e ristorante poi la sera, no? Allora, che cosa preparate di buono? Allora, inizialmente io voglio ringraziare tutti gli amici, parenti che hanno collaborato per questa mia nuova attività. Questa iniziativa nasce da una passione forte per il cucinato, facendo dei corsi di aggiornamento a Roma con un grande chef. Abbiamo iniziato principalmente con pochissimo, visto che la nostra clientela ci ha assaporato a livello, quindi le richieste erano tante, quindi abbiamo incominciato inizialmente sul nostro territorio a lavorare, che facendo questa attività spero che va alla grande. Vediamo un certo successo, perché c'è tanta gente qua. No, ci sono tanti i miei clienti che hanno assaporato il mio prodotto. No, vogliamo vederli questi prodotti? Certamente. Allora, che cosa vediamo su questo banco? Qua sono tutto il crudo tra ostriche, tartufo e riccio. Questo è un crudo che viene accompagnato con un buon prosecco e viene servito così. Ma si può ancora mangiare crudo? Mangiare, perché qua è tutto comunque a livello garantito, è tutto comunque stabulato, venuto da Bago, dal depuratore. Quindi andiamo tranquillo e i miei clienti comunque sanno che ho il prodotto buono. Questo è un riccio di mare, questa è un'esclusiva comunque presa da Castellammare, un mio collaboratore, un mio fornitore che mi garantisce di mangiare il riccio crudo accompagnato con un buon pane e un buon prosecco pure, che così va mangiato il riccio. Si mette anche il limone? Senza limone questo riccio, che si mangia al naturale. Andiamo a vedere che altro vediamo, qua. Apriamo 2-3 volte a settimana la nostra attività, quindi le richieste comunque erano tantissime, quindi se mi vedete tanta gente che mi stanno onorando stasera e questi fanno parte tutto dei miei clienti. Abbiamo una bella signora, che cosa fa lei in questa attività? Io ho semplicemente dato una mano a un amico che stimo molto e che in questo momento di crisi apprezzo tantissimo per questa iniziativa imprenditoriale che fa ben sperare per il futuro, visto che gli investimenti sono a zero, e invece lui con questa iniziativa dà un rilancio sia alla zona sia alle attività, al lavoro, e quindi diciamo è tutto un bene augurale. Abbiamo qui un altro ospite, ma non credo tu sia soltanto un ospite, Marco. Che cosa fai? Sono un amico di famiglia e sono veramente una famiglia bravissima, che veramente stimo e voglio bene. E è bella questa idea, perché veramente io poi tra l'altro non sono neanche di Napoli, se si sente dall'accento, ed è veramente una nuova iniziativa per questo paese, per questa zona, e comunque è un'ottima idea anche perché comunque è bello anche quando uno magari torna a casa e dice ok, vado un attimo a... Si lavora in allegria. Esatto, sì, tutti insieme, tutti in compagnia e tutti in armonia. Abbiamo qui una bella signorina, di che cosa si occupa lei? Probabilmente del servizio? Del servizio, mi occupo del servizio e dell'accoglienza. E le dà soddisfazione? Sì.
Ci sono tanti amici? Sì, sono molto fiera di lavorare in questa pescheria perché sono bravissima gente e possiamo offrirvi il meglio che abbiamo. E qui abbiamo una bella signora bionda che è che cosa? Una cliente? Una cliente affezionata di Salvatore, vabbè, come non potrebbe essere. E veniamo spesso da lui a comprare, devo dire la verità, ci voleva, era una cosa che ci voleva questa, perché valorizza ancora di più il suo lavoro. A parte tutto penso sia una passione, ecco, quindi il preparato, come aggiusta, anche perché veramente ci voleva, ecco. Allora abbiamo qua un'altra cliente, ma lei è cliente da quanto tempo? 3 anni e sono sempre qui. Si mangia bene? Pesce buonissimo e Salvatore cucina meravigliosamente bene. Quindi è contenta di questa nuova attività? Sono felice, ogni volta che fa qualcosa vengo. Quindi le risolve anche quel problema la sera di cena? Aspita, io lo chiamo e lui mi cucina, è tutto fatto, tutto facile. Peraltro è buono, quindi alla fine sto a posto. Ecco. A casa sono tutti felici, giusto? Quella mia figlia che è molto contenta di quando cucina Salvatore, meno di me. E poi il pesce fa bene, vero? Fa benissimo, assolutamente. Troppe volte lo dimentichiamo. È vero, troppa carne no, facciamo la parte della carne e mangiamo più pesce. Ma qua incontri anche tanti amici, tanti ragazzi della tua età, non solo adulti che vengono a fare la spesa. Sì, è un lavoro ma questo è anche un gioco per me perché è molto divertente. Ecco, perché sento musica, allegria, i colori del mare. Sì. Ecco, ti piace? Sì, tantissimo. Ma tu lo mangi il pesce? Sì. E qui abbiamo un giovanissimo, il figlio del proprietario, Antonio ti chiami, è vero? Ma anche tu dai una mano a papà? Sì, e sono orgoglioso che papà ha fatto questa cosa, perché mi è piaciuto molto e speriamo bene. Qualcosa di bellissimo, non mi aspettavo tanto, io l'ho vista nascere e mi ricordo quando c'era la baccalleria qua, ma invece comunque è bellissimo, bellissimo e complimenti. Ti piace questo? Sì. E che cosa stai mangiando? Le tartine con il caviale. Salmone? Penso di sì. Assaggiamo e vediamo come, dai. È ottima. Se lei ha preso una tartina, ci dica com'è. Ottima, veramente ottima. Che cosa significa questo per Soccavo? Allora, sono contentissimo perché questa inaugurazione di stasera di Pescato e Mangiato è il susseguirsi di un'iniziativa che già è stata inaugurata giovedì scorso a Pianura dal fratello del qui presente Salvatore di Napoli, Peppe di Napoli. Cosa posso dire? La famiglia di Napoli è un modello di imprenditorialità non solo per Pianura Soccavo, quindi la mia municipalità, ma soprattutto per la città di Napoli. Due fratelli che comunque hanno investito in maniera coraggiosa in un quartiere periferico, in una città periferica molto difficile. Il modello, cosa mi viene da dire? Un grandissimo in bocca al lupo e che spero che con Pescato e Mangiato e con l'inaugurazione di Io Frigo Tu Mangi della settimana scorsa si risvegli la coscienza delle altre persone, degli altri cittadini della nostra municipalità e inizino a investire perché Pianura Soccavo, oltre ad essere una municipalità a rischio, è una municipalità con piena di potenzialità culturali, storiche e come si vede anche oggi anche di persone pronte ad investire sul territorio di cui amano e come abitano. Facciamo il nostro in bocca al lupo. Certamente, penso che come si vede anche dalle immagini stasera la risposta è stata più che positiva. Allora abbiamo qua il fratello di Salvatore di Napoli, Peppe, che ha inaugurato qualche giorno fa la sua attività. Come va adesso? Tutto a posto, è in grande successo, diciamo, ho avuto 2-3 giorni. Ho fatto 500-600 persone e lo auguro pure a mio fratello la stessa cosa che ho fatto per me. Quindi non siete pentiti? No, certo, anzi siamo più che invogliati, diciamo. Siamo dei fratelli un pochettino particolari perché abbiamo investito in una zona
dove oggi come oggi non c'è niente. E spero che facciamo tanti... Ma avete lavorato bene sul territorio, siete pieni di amici e si vede, quindi tanti in bocca al lupo. Vi ringrazio, crepi. Dalla pescheria Pescato e Mangiato di Salvatore di Napoli in Soccavo, un cordiale arrivederci da Brunella Postiglione.